Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. È iniziato ieri lo sciopero della fame degli ex lavoratori interinali di Attiva, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti e la pulizia nella città di Pescara. In attesa della stabilizzazione dei loro contratti precari, la prossima settimana il caso arriverà sul tavolo del prefetto di Pescara. Sciopero della fame per gli ex lavoratori di Attiva, ancora in attesa di contratto. Dopo incontri istituzionali e manifestazioni, ancora non si vede una soluzione all'orizzonte. La richiesta della stabilizzazione, la conversione del contratto, sappiamo tutti a quante persone ci siamo rivolte, sindaco, governatore, ministro, non siamo stati mai ascoltati davvero, mai presi in considerazione e quindi siamo arrivati a prendere questa decisione dove alcuni di noi si sono messi in sciopero della fame. È di ieri la notizia dell'incontro a Roma tra il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e il capo di gabinetto del Ministero del Lavoro. Incontro volto a sollecitare la questione già presentata nel mese di febbraio dal governatore d'Abruzzo, il primo cittadino, al cospetto del ministro Poletti. Non ci hanno fatto sapere niente perché forse non siamo i diretti interessati. Mercoledì intanto è prevista un'udienza con il prefetto di Pescara, un ulteriore tassello che si aggiunge alla già lunga lista di referenti chiamati in causa per salvare più di 60 lavoratori e le loro famiglie. Per la verità noi aspettiamo più il ministro, ecco. Anche se sappiamo che è un po' impossibile, pensiamo che quella sarebbe la soluzione migliore per tutti, non solo per noi. Un escursionista di Terni è rimasto illeso dopo essere scivolato per circa 400 metri tra neve e salti di roccia durante la salita del Corno Piccolo del Gran Sasso in località Canale Sivitilli. Un suo amico, nel tentativo di raggiungerlo, ha provocato invece uno smottamento di neve che è stato notato dagli uomini del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico che stazionavano a Prati di Tivo. Secondo quanto riferito ai soccorritori, il gruppo, composto da tre persone di Terni, due uomini di 58 e 66 anni e una donna di 28 anni, si stava arrampicando usando le sole piccozze senza indossare i ramponi tenuti inspiegabilmente negli zaini, quando per uno del gruppo è scivolato all'indietro per circa 400 metri, finendo la sua discesa poco prima di un costone roccioso. I tre sono stati raggiunti con l'elicottero, portati in salvo con il verricello e accompagnati a Prati di Tivo. Giornata di mobilitazione dei sindacati che scendono in piazza per chiedere la riforma della legge Fornero sulle pensioni. Vediamo. Oggi riparte l'iniziativa sulla previdenza per dare una prospettiva di pensione giusta e equa non solo ai lavoratori ma anche ai giovani. Oggi riparte l'iniziativa, noi abbiamo fatto già in passato, nel mese di dicembre abbiamo avanzato al governo la nostra piattaforma. Il governo purtroppo non ci ha manco ricevuto. Come vediamo purtroppo in questo Paese vengono rappresentati nel Parlamento e nel Governo una serie di interessi, anche quelli più particolari come abbiamo visto in questi giorni, invece quello che sono interessi diffusi, quelli del lavoro, quello dei giovani, quello insomma delle pensioni non viene rappresentato, ecco, è necessario imporre questo tipo di agenda. Nelle piazze delle province di tutto il sud Italia questa mattina anche l'UGL per il Sud Act 2016-8, le priorità per rilanciare il mezzogiorno quali? Le priorità vanno dall'ambiente, vanno dalle infrastrutture, vanno dal sviluppo ecosostenibile, vanno dall'utilizzo dei fondi strutturali, vanno su tutti quegli argomenti che servono per recuperare il gap che il Sud Italia ha con il Nord. È un'iniziativa che stiamo ripetendo nel 2016, l'abbiamo già fatta nel 2005 e nel 2015 in tutte quante le regioni, perché crediamo che questo governo sul Sud è ancora assente. La cosa che ci dispiace di più è che, essendo convinti che tutte le regioni del sud hanno una filiera corta con il governo, sono tutte quante di centrosinistra, non sono riusciti a produrre un documento unico di rilancio sud. Anche il master plan che il governo sta mettendo in campo è una specie di lista della spesa che ogni regione ha fatto per conto suo. Crediamo che questa mancanza di organicità non fa bene né al sud né alla programmazione economica di cui è necessario per risollevare il sud e il resto d'Italia.
A seguito dell'incendio all'Italpannelli di Ancarano e all'imponente colonna di fumo nero che ha invaso la vallata del Tronto, la prefettura di Ascoli Piceno oggi ha ribadito l'invito ad evitare di raccogliere e consumare verdura, frutta e ortaggi nel raggio di 5 km dal sito industriale andato a fuoco. Si chiede precauzione anche per gli allevatori di animali, invitando a tenere in spazi chiusi quelli da cortile ed evitare di farli razzolare. La prefettura ha anche disposto il divieto di alimentarli con foraggi e cereali provenienti dal luogo dell'incendio, dove è naturalmente vietato anche il pascolo delle bestie. Un vizio di forma nel documento presentato dall'amministrazione comunale di Pescara rinvia a nuova data la discussione in aula sulla tanto polemizzata tassa di soggiorno. Intanto maggioranza e opposizione continuano a darsi battaglia. Un consiglio comunale dedicato all'introduzione della tanto polemizzata tassa di soggiorno, e al secondo giorno di discussione tutto si interrompe per un difetto formale del documento presentato dalla maggioranza. Hanno fatto predisporre la delibera a un settore sbagliato, quando invece, essendo un tributo, doveva essere predisposto al settore tributi. Un mero, come dire, aspetto formale, ma negli atti amministrativi gli aspetti formali sono rilevanti. Noi siamo assolutamente contrari al fatto che si introduca la tassa senza immaginare come spendere questa tassa a favore di Pescara e dei pescaresi. A rispondere il vice sindaco Enzo Del Vecchio, che ha annunciato l'errore, dichiara la volontà di andare avanti nell'introduzione della tassa e soprattutto delle finalità pensate per gli eventuali introiti. Un cavillo tecnico, nel senso che la delibera è stata vistata soltanto dal dirigente competente per quanto riguarda il settore turismo, e si è chiesto invece che fosse firmata anche dal dirigente competente per quanto riguarda il servizio tributi. Quindi un ritorno alla firma del dirigente, e quindi tornerà quanto prima, con i tempi tecnici anche del bilancio, all'attenzione del Consiglio Comunale. Dice il centrodestra una tassa di scopo, ma non si conoscono gli scopi. Dove finiranno i soldi? L'assessore Cuzzi ha fatto un lavoro egregio, coinvolgendo le associazioni di categoria, hanno condiviso il percorso della tassa di scopo, soprattutto hanno condiviso quello che è il piano marketing e le linee di indirizzo del piano marketing, almeno per questo primo anno. Dopodiché ci sarà un nuovo piano marketing per gli anni futuri, in assoluta, come dire, sinergia pubblico-privato. La Ruzzo Reti comunica che i lavori sulla condotta di Pastino nel comune di Tossicia, rinviata a causa del maltempo, saranno effettuati martedì 5 aprile. Pertanto, al fine di consentire l'intervento di allaccio del nuovo impianto con la rete adduttrice principale, il flusso della condotta sarà interrotto dalle ore 8 alle ore 18, e quindi il servizio idrico subirà una interruzione a Teramo per le sole parti alte, a Pretara di Isola del Gran Sasso, a Montorio Alvomano, Tossicia, Torricella, Colledara, Castellalto, Canzano, Campli, Bellante, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata e a Civitella del Tronto. È stato fatto brillare un trolley trovato ad una fermata dell'autobus nei pressi dell'aeroporto di Pescara. Era completamente vuoto. Si è trattato quindi di un falso allarme. La viabilità è tornata regolare e non si possono registrare problemi particolari. Sul posto hanno operato gli artificieri dell'Arma e i carabinieri della compagnia di Pescara. Ha collaborato anche la polizia di frontiera, che ha provveduto tra l'altro ad allertare ENAC ed ENAV perché c'era un aereo in atterraggio, ma la situazione si è risolta prima dell'arrivo del volo. I consiglieri della lista Teodoro nel comune di Pescara denunciano la mancata consegna da parte della TUA degli abbonamenti a persone in difficoltà. Oltre 200 i cittadini penalizzati. Nicola Teodoro, tarda il rinnovo della consegna degli abbonamenti a Pescara per le persone disagiate, un ritardo che sta creando ovviamente problemi a queste persone. Sì, questa notizia ci è stata data anche dalle fonti comunali. Mancano circa 200 abbonamenti gratis che l'allora ex GTM, oggi TUA, dava al comune di Pescara per le famiglie più disagiate, per le persone più disagiate. E oggi invece questa è venuta a mancare, per cui si sta creando un problema non da poco anche per tante famiglie che purtroppo non si possono muovere non avendo mezzi propri.
tessere che vengono utilizzate anche dagli assistenti sociali per andare ad assistere queste persone. Il comune fornisce soltanto una autovettura, però gli assistenti sociali sono tanti, per cui prendevano anche loro questa tessera per andare a fare le cosiddette domiciliari, per cui grande difficoltà, grande imbarazzo anche da parte degli operatori, che sono costretti a mettere in tasca loro soldi per andare verso una destinazione che è quella comunque un lavoro comunale. Quello che tenevo a sottolineare è la gravità di questa situazione, perché gli abbonamenti non sono unipersonali ma servono per l'intera famiglia. Questa è una storia che va avanti ormai da 3 mesi, abbiamo già scritto al Presidente della Giunta regionale ma non abbiamo visto nessun tipo di risultato. Speriamo che con questa conferenza stampa si possa finalmente mettere fine a questo imbarazzo che ormai va avanti da qualche mese. Creare nuove opportunità di autoimprenditorialità, e questo è l'obiettivo primario dell'iniziativa Superstart promossa dalla Confartigianato di Chieti. Credito agevolato fino a 50.000 euro con garanzia fino al 70% da parte di Credit Fidi attraverso le banche convenzionate. Un professionista specializzato a disposizione per la redazione di un business plan, formazione su marketing commerciale, pianificazione strategica e tanto altro attraverso la Formi, agenzia di credito formativo di Confartigianato Imprese Chieti. Check-up per l'analisi dei fabbisogni dell'impresa. Sono questi i servizi messi a disposizione dall'iniziativa Superstart promossa dalla Confartigianato Provinciale di Chieti e da Credit Fidi. L'obiettivo è quello di favorire la creazione di nuove imprese superando uno degli ostacoli più grandi che una startup, ma anche aziende più anziane, si trovano davanti in questo periodo di crisi: l'accesso al credito. Di fatto, con l'iniziativa Superstart noi andremo a sostenere non solo l'accesso al credito, che è l'aspetto chiaramente preponderante per la buona riuscita di un'impresa, ma andremo a dare tutta una serie di attività di supporto alle iniziative imprenditoriali, quindi una sorta di tutoraggio, di affiancamento per i giovani imprenditori affinché le loro iniziative possano evitare al minimo gli errori e possano quindi riuscire per il meglio. Non avere liquidità, credito per un'impresa, cosa vuol dire? Beh, non avere liquidità ovviamente in questo momento è un problema vitale perché non si possono fare investimenti, non si possono creare nuove iniziative e quindi non avere l'accesso al credito per forza di cose è come se un'azienda camminasse con il freno a mano tirato. No agli abbattimenti selettivi del lupo, prosegue la campagna di sensibilizzazione del WWF che da oggi può contare sull'aiuto della cantina di Orsogna che avvierà iniziative a sostegno del progetto. Fu proprio l'Abruzzo all'inizio degli anni 70, grazie al WWF, a lanciare un'operazione di salvataggio del lupo a rischio estinzione. La specie fu salva e oggi la nostra regione è conosciuta per le sue riserve naturali e per la presenza di specie rare, fra le quali questa. Oggi però il WWF torna in campo di nuovo per salvaguardare questi esemplari dal rischio dell'abbattimento selettivo. In pratica il WWF ha lanciato questa campagna che peraltro, ricordiamo, ha già raccolto circa 80.000 firme attraverso una petizione online proprio per chiedere al Ministero dell'Ambiente di stralciare la parte che riguarda gli abbattimenti. Noi riteniamo che il lupo in Italia sia ancora fortemente in pericolo, basti ricordare che ogni anno vengono uccisi 300 lupi illegalmente, quindi ipotizzare di procedere anche degli abbattimenti legali è assolutamente errato. Oltretutto la cosa positiva è appunto anche questa collaborazione che nasce oggi con una realtà abruzzese, e non è un caso che questo avvenga proprio in Abruzzo, perché l'Abruzzo è stata la regione che ha contribuito maggiormente alla salvaguardia di questo splendido animale. A schierarsi dalla parte degli animalisti c'è un altro emblema dell'Abruzzo, il vino, o meglio un imprenditore che ha fatto del suo lavoro un simbolo di rispetto per la natura, un produttore di Orsogna che ha scelto la coltivazione bio come sua bandiera, vino biodinamico che da oggi sosterrà con le sue iniziative il lupo, lo stesso che rappresenta il suo marchio. Noi, trattandovi prodotti biologici e biodinamici, teniamo molto alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente e quindi chiaramente anche degli esseri e degli animali che vivono. Come sosterrete questo progetto? Con delle iniziative di marketing molto mirate che cercheremo di coinvolgere tutta la filiera produttiva e distributiva in Italia e distributiva in Italia e all'estero.
È stato reso noto questa mattina il programma definitivo della 28esima edizione della Fiera dell'Agricoltura a Teramo, fiera che si svolgerà dall'8 al 10 di aprile negli spazi circostanti lo stadio di Piano Daccio. Il programma per la 28esima Fiera dell'Agricoltura è stato definito. Assessore, quali sarà? Abbiamo definito il programma, naturalmente ricordo quest'anno c'è di nuovo la collaborazione con il Rozzi, ringrazio per questo Caterina Provisiero, finalmente abbiamo un'area che è quella del Rozzi dedicata al bio, solamente al bio, e soprattutto dedicata alla convegnistica. La convegnistica che noi dobbiamo comunque riportare all'attenzione perché a mio avviso la fiera deve diventare un evento da locale, quantomeno regionale se non nazionale. Abbiamo definito il programma dei convegni e abbiamo definito soprattutto le serate che verranno dedicate nell'area food alla concertistica. Quali concerti? Allora, i concerti sono, la prima sera facciamo un concerto di Taranta con un gruppo pugliese, poi abbiamo i Fazzi Dice che sono un gruppo teramano giovane, molto emergente, molto bravi, e la domenica chiudiamo con Vittorio il Fenomeno. Io vorrei invitare i cittadini a utilizzare il bus navetta perché Ballone ce lo mette a disposizione, Baltour è stata gentilissima, farà diverse fermate al centro di Teramo, quindi invito tutti i cittadini ad utilizzarlo per venire in fiera. Abbiamo un sito che è www.fieradellagricolturateramo.it, invito i cittadini ad andare soprattutto per il programma della convegnistica, dei concerti e per gli orari del bus navetta. Ieri il nostro telegiornale ha mandato in onda un servizio contenente la segnalazione di un telespettatore che lamentava la scarsa qualità dei pasti serviti all'ospedale dell'Aquila, dove a gestire il servizio è la società Innova. La stessa società oggi ha spiegato quanto accaduto. In riferimento alla segnalazione di Dino Scipioni, paziente ricoverato al San Salvatore, che ieri ha denunciato la scarsa qualità dei pasti del nosocomio aquilano, la Innova, ditta che ha l'appalto per la ristorazione nella persona del signor Amedeo Apicella, ritiene opportuno fare alcune precisazioni. Quello del signor Scipioni, infatti, spiega la ditta, rappresenta un caso di lamentela isolato, in quanto da luglio, periodo in cui è stato preso l'appalto, gli utenti hanno sempre espresso il loro gradimento sui pasti serviti in ospedale. Il servizio è sempre stato ritenuto idoneo e congruo sia da parte della direzione sanitaria che dell'utenza, alla quale più volte ci si è riferiti per valutare il gradimento. In merito poi al discorso dei pasti serviti dopo ore dal confezionamento, Innova precisa anche che il pasto viene sempre servito a temperature idonee, rispettando sempre i parametri di legge. Innova rispetta anche la prenotazione a letto del degente e inoltre fornisce una scelta tra tre pietanze, sia per colazione che per pranzo e cena. Questa è la precisazione che giunge dalla ditta, che ricorda ancora una volta come in questi mesi abbiano sempre cercato di mantenere standard qualitativi alti. E ora la pagina dello sport, vediamo i risultati e la classifica della 34esima giornata con il Pescara che nel pomeriggio è tornato alla vittoria, ma quanta sofferenza per battere la Cenerentola Como. Cagliari Spezia 1-2, Crotone Virtus Lanciano giocata ieri 1-0, Latina Avellino 3-0, Perugia Ascoli 0-2, Pescara Como 2-1, Provercelli Modena 1-1, Trapani Brescia 3-0, Entella Ternana 2-2, Vicenza Livorno 2-0, domani Novara Salernitana, lunedì sera Bari Cesena. Classifica in testa, torna ora il Crotone, 70 punti, Cagliari fallisce il controsorpasso, 68, lo Spezia si porta al terzo posto momentaneamente, 54 punti, poi a 53 Cesena, Novara, Bari e Trapani, Pescara torna all'interno della zona playoff, 52 punti, Entella 51, Brescia 50, Perugia 47, Avellino e Ternana 44, Latina, Virtus Lanciano e Ascoli 39, Provercelli 38, Vicenza 37, Modena 36, Livorno 33, Salernitana 31. Chiude il Como con 27 punti. E allora spazio alle immagini con il servizio di Pescara Como e le interviste al tecnico biancazzurro Massimo Oddo e al difensore del Como, autore della rete del 2-1, rete lariana, ovvero Antonio Giosa.
Oddo aveva promesso il riscatto dopo 5 sconfitte di fila e 9 gare senza successi e al termine di 90 minuti comunque tirati i 3 punti sono arrivati grazie ad una splendida doppietta di Gianluca Lapadula, ancora una volta superstar. La sofferenza del finale ha fatto temere l'ennesima beffa, ma questa volta la Dea Bendata si è ricordata una volta tanto del Delfino che aveva bisogno del successo come il pane. Larghi vuoti sugli spalti con poco più di 6.000 spettatori, in campo emergenza in difesa con Vitturini e Fornasier sulle fasce e Mandragora e Campagnaro poi sostituito per una contrattura al centro del settore arretrato. Avvio di gara frizzante al quarto minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Caprari, tocco in area di Mandragora che mette al lato di poco. Al sesto arriva la risposta lariana con un tiro di poco fuori di Bessa dalla distanza. Il vantaggio dei biancazzurri è però nell'aria e arriva al quarto d'ora quando sugli sviluppi di un angolo di Caprari c'è prima la traversa di Mandragora, poi la correzione in rete di testa di Gianluca Lapadula che va ad anticipare anche i compagni di squadra mettendo il pallone alle spalle del portiere lombardo. Il bomber va subito ad abbracciare con i compagni Oddo per testimoniare la vicinanza dello spogliatoio al tecnico. Per i biancazzurri è la fine di un incubo, ma la formazione di casa non si accontenta e così al sedicesimo c'è il tiro di Verde con la parata a terra del portiere ospite. Il Como non ci sta e attacca esponendosi però al contropiede dei padroni di casa, ma Lapadula è letale, così al 31esimo ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, così come in occasione della prima rete di testa mette ancora una volta alle spalle dell'incolpevole Crispino. Per il bomber del Pescara e del campionato i gol diventano 20, uno in meno del record di Teramo nella passata stagione. Al 39esimo arriva la munizione di Torreira che diffidato salterà l'anticipo di Avellino e non sarà il solo a mancare la gara in terra irpina. Prima dell'intervallo da segnalare al 45esimo un insidioso colpo di testa di Cristiani che chiama Aresti alla prima parata della giornata e al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si ricomincia con Zuparic al posto di Campagnaro e con Caprari che al terzo minuto dopo una fuga di 40 metri va a mettere la palla sull'esterno della rete, ma il Como una fiammata e al 12esimo Ganz si divora la rete del 2-1 alzando sopra la traversa davanti ad Aresti che poi un minuto dopo corre un brivido per il tiro sull'esterno della rete dell'ex biancazzurro Pettinari. E così si arriva al 16esimo con il Como che trova il terzo tentativo, la rete del 2-1 con Giosa che da due passi beffa Aresti. Oddo che prima aveva mandato in campo Selasi al posto di Verde, autore di una buona gara, si arrabbia e chiede ai suoi ragazzi di non arretrare il baricentro con la squadra di Cuoghi che spinge. La paura dell'ennesima beffa attanaglia la squadra di casa che subisce la pressione comasca con Oddo che poi getta nella mischia Acosta per Torreira e con i biancazzurri che però si rivedono al 34 con Lapadula che ancora di testa chiama al miracolo Crispino. Il finale di match vede al 42esimo Gerardi tutto solo davanti ad Aresti fallire il 2-2 in sospetto fuorigioco prima della conclusione di Bessa che al 47esimo va a sfiorare la rete del 2-2, ma la tensione nell'aria è palpabile con l'espulsione di Bescia al 48esimo per un fallo su Menusciai e la maxi rissa nel finale con il rosso a Ben Ali a partita conclusa. Per il Pescara un prezzo alto da pagare con le assenze ad Avellino oltre che dell'Algerino, anche di Zuparic e Torreira. Abbiamo fatto vittoria straimportante perché ovviamente dopo tante partite c'era bisogno per la classifica ma anche e soprattutto per il morale di una squadra che io ho visto ultimamente veramente giù. È una squadra giovane, una squadra che tante volte nelle squadre giovani c'è anche di più difficoltà nel reagire, non si trovano magari appigli. I nostri appigli si chiamano Menusciai, si chiamano Campagnaro e in effetti poi quando esce Campagnaro l'appiglio non c'è più. E il calo... A proposito, come sta Campagnaro? Beh, una contrattura, una forte contrattura, vediamo in settimana. Abbiamo fatto un grande primo tempo, secondo me, ai nostri livelli, dove siamo stati sicuramente molto più concreti delle ultime partite, siamo stati attenti anche in fase difensiva. Più aggressivi. Molto più aggressivi, siamo andati in avanti, quello che dovevamo fare. Poi nel secondo tempo io non avrò tutta questa esperienza di allenatore, ma per 30 anni ho calcato i campi e queste situazioni le ho vissute e vi posso garantire che quando tu assorbi per 7, 8, 9 settimane critiche e quant'altro, giuste, per carità,
e te le devi tenere dentro e devi solo rispondere sul campo. Cioè c'è un po' di frustrazione, tu dici? La carica nervosa che c'era prima partita così importante, probabilmente c'è stato uno scarico nervoso nel secondo tempo, dove probabilmente non riuscivano più a reagire, un po' di subentra la paura di non vincere. Ci sta, li giustifico. Non abbiamo trovato il gol del pari, che secondo me, visto il secondo tempo, poteva starci assolutamente, ma la fiammella, come dite voi, rimane accesa nonostante non portiamo via punti da uno stadio difficile. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, che sono, ripeto, secondo me una partita, soprattutto nel secondo tempo, giocata molto bene da parte nostra. Purtroppo paghiamo degli errori sui calci piazzati che nelle nostre condizioni di classifica non dovremmo concedere. Ed ora veniamo alla sconfitta, tutto sommato immeritata, della Virtus Lanciano ieri nell'anticipo di Crotone, 1-0. Il Crotone festeggia sotto la curva sud la virtuale promozione in Serie A. Il Lanciano recrimina per un rigore inesistente che lo condanna alla seconda sconfitta consecutiva. L'anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie B sta tutto in queste due immagini, sintesi di una partita equilibrata spezzata dall'errore dell'arbitro della gara, Pezzuto di Lecce. Maragliulo si presenta in Calabria senza Di Francesco, Salviato e Boldor, ma con Cranio tra i pali. Nel Crotone Juric lascia in panchina Ricci acciaccato. Una Virtus ordinata e compatta nei primi 45 minuti di gioco riesce a neutralizzare l'attacco del Crotone, spinto dai 9.000 tifosi presenti a Lezio Scida. Per la capolista diventa difficile entrare nell'area di rigore frentana, perciò gli uomini di Juric ci provano da fuori. Al 17esimo, con il tiro di Di Roberto che non trova la porta dopo l'assist di Palladino, la Virtus gioca di rimessa ma raramente riesce a pungere la difesa del Crotone. Al 40esimo Stojan sfiora il palo con un bel tiro da fuori area. Ma la migliore occasione del primo tempo ce l'ha proprio il Lanciano al 43esimo, quando Aquilanti spizza il calcio d'angolo mandando la palla sul secondo palo, dove Rigione incredibilmente non trova il tapin vincente, praticamente a porta vuota. Nel secondo tempo l'episodio che decide il match: in una delle poche occasioni in cui il Lanciano si allunga, Budimir con una bellissima percussione centrale si beve la difesa rossonera, entra in area e mentre sta per calciare subisce il ritorno di Rigione. L'attaccante del Crotone va giù, per l'assistente e per l'arbitro è rigore, ma come si vede nel replay Rigione prende nettamente la palla che cambia direzione e va sul fondo. A nulla servono le proteste dei frentani, dal dischetto va lo stesso Budimir che non sbaglia spiazzando Cranio, e 1-0. E allo Scida comincia la festa. A questo punto il Lanciano è costretto a scoprirsi. Juric mette dentro Ricci per cercare di sfruttare la sua velocità. Maragliulo cambierà solo a fine partita, facendo entrare Milinkovic sulla fascia. Ed è proprio uno spunto del nuovo entrato a suscitare altre proteste da parte del Lanciano. Il cross dell'esterno finisce sul braccio di Salzano. Per Pezzuto è tutto regolare. L'ultima emozione della partita porta la firma di Capezzi, che calcia benissimo la punizione dai 20 metri. La palla viene deviata dalla barriera e si stampa sulla traversa, Cranio battuto. Finisce qui la sfida dello Scida di Crotone. I calabresi festeggiano assieme ai loro tifosi la virtuale promozione della massima serie, più 17 sulle terze, e in attesa del match del Cagliari contro lo Spezia. Per il Lanciano e per Maragliulo la consapevolezza che la prestazione c'è stata al cospetto della capolista e di aver riscattato la prova opaca offerta in casa contro il Perugia. La Serie B, intanto, dopo Frosinone e Carpi, si prepara a regalare al calcio italiano un'altra bella favola. Scendiamo in Lega Pro. Da pochi minuti è finita la partita tra Teramo e Rimini, 1-1 il finale. Jacopo Forcella, buonasera Jacopo. Buonasera Andrea. È finita la gara del Solis, qualche minuto, 1-1 in parità, è terminata la gara tra Teramo e Rimini, un pareggio arrivato tutto nella ripresa con il vantaggio al 74esimo di Alessandro Di Palantoni, che ha raccolto un appoggio del neo entrato forte e ha battuto l'estremo difensore riminese Ferrari. Nemmeno tempo di esultare, pallone a centrocampo, il Rimini in fila, due passaggi di fila e mette praticamente il bifulco davanti a Tonti per il pallone in fondo al sacco. Il Rimini già da quel momento, il Teramo non è riuscito più a rendersi pericoloso, possiamo dire un Teramo decisamente sottotono, una partita davvero brutta quella che abbiamo visto qui al Bonolis, un pareggio tutto sommato che, per quanto visto in campo, soprattutto per i demeriti del Teramo, ci sta tutto. E dire che il Rimini questa partita non doveva che giocarla, è un pareggio che al Teramo non serve per blindare
la salvezza, cioè ci sarà bisogno delle prossime uscite per la formazione di Vivarini per mettere in sicuro la permanenza in Lega Pro. Da Teramo è davvero tutto, restituisco la linea. Grazie, grazie Jacopo. Chiudiamo con il podismo. Domani si correrà in tutta Italia e all'estero la 35esima edizione di Vivi Città, manifestazione sportiva che affida alla corsa podistica il suo messaggio di solidarietà. A Pescara, grande successo per le passate edizioni e anche quest'anno si preannuncia una numerosa partecipazione. Si tratta di una manifestazione podistica internazionale che da tantissimi anni si svolge a Pescara. Quest'anno il 3 aprile si svolgerà Vivi Città. Come sempre grandissima la partecipazione, il comune in prima fila. Si tratta di un evento molto importante, forse il primo evento importante della nuova stagione sportiva della città di Pescara, che vedrà poi tanti eventi che si susseguiranno fino al mese di ottobre e che si concluderanno poi con la Maratona d'Annunziana. È prevista una grande partecipazione di pubblico, noi ci aspettiamo che ci siano tante famiglie che domenica mattina partecipino a questa bella manifestazione, perché sono previsti anche eventi per i ragazzi. Chiediamo come al solito un po' di pazienza, perché qualche strada insomma sarà chiusa e quindi voglio dire i cittadini dovranno avere un minimo di tolleranza per questo evento, che però è un evento importante per la città. Tanti podisti vengono a Pescara proprio perché sono accolti, sono acclamati e vivono veramente un bel momento di gloria. Fra i tanti percorsi a livello europeo è uno dei più veloci. Il tracciato si compone di due giri di 6 km per un totale di 12 km in totale. Parte da Piazza Salotto, va in direzione sud su via Nicola Fabrizi, attraversiamo il ponte dell'asse attrezzato in senso inverso, riscendendo dall'altra parte del fiume. E prendiamo il lungomare sud, fino praticamente al porto turistico, poi ci sarà un giro di boa sul lungomare e si tornerà indietro, passando però questa volta sul ponte del mare, quindi sono due bellissimi passaggi. All'altezza di via Muzzi si torna verso l'interno per rientrare poi a Piazza Salotto. 6 chilometri il primo giro. Chi fa la passeggiata si ferma, rientra a Piazza Salotto, chi invece fa la parte agonistica fa un altro giro e farà l'ingresso trionfale alla fine del secondo giro. Gare anche bambini che iniziano alle 9.30, mentre la gara assoluti e la passeggiata alle 10.30. Bene, era questo l'ultimo servizio del TG6, grazie per l'attenzione, buona serata.